Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con il Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Futsal Merito Salice 2004, valevole quale 26esima giornata del campionato di seconda categoria FIGC. Futsal Merito Salice 2004 2-1. 21esimo Zaccone, 32esimo Puntorieri pareggia, poi il Merito torna in vantaggio con Minicucci al 45esimo, sempre del primo tempo. L'arbitro è il signor Marco Grimaldi di Reggio Calabria. Le formazioni del primo tempo: Futsal Merito Mantica, Labro, Ielo, Candido, Baccellieri, Laganà, Romeo, Barilla, Rodolfo, Zaccone, Minicucci e Cilione. A disposizione del mister Silvio Malaspina, Pietro Giglione, Labbate, Verducci, Tripodi, Romeo, Paolo, Barilla, Marcello e Calabro Giovanni II. Salice 2004, Clubi, Tramontana, Germano, Assumma, Postorino e Mangano, Puntorieri, Pansera, Politano, Scopelliti e Nava. Proprio in chiusura del primo tempo si è infortunato il centro mediano Postorino, che è stato sostituito dall'unico giocatore in panchina, e cioè dal numero 13 Crea. La squadra è salva da tempo, quindi è arrivata all'Amaro Simone di Merito Porto Salvo, informazione rimaneggiatissima. Un minuto e venti nella ripresa, sempre 2-1 per il Merito. Ora andiamo a vedere un po' che cosa sia cambiato nell'assetto tattico. Ci sembra che il Merito abbia usufruito della prima sostituzione, perché vediamo con il numero 13 è andato vicinissimo alla marcatura ora il Merito con Cilione, che in tuffo di testa ha mandato il pallone non lontano dai pali difesi da Crupi. Cilione, Ielo, intanto c'è una sostituzione, un'altra sostituzione, era entrato già l'Abate con il numero 13, ora esce Danilo Romeo e con il numero 16 fa il suo ingresso in campo Paolo Romeo. E addirittura anche Marcello Barilla, quindi l'Abate, Marcello Barilla e Paolo Romeo in campo dal terzo minuto della ripresa. Gli altri possono vedersi la partita o andare sotto la doccia. Il regolamento consente solo tre sostituzioni per parte, non per il Salice 2004, perché un solo giocatore ha portato in panchina e Crea, che è già entrato in campo, e quindi fine delle trasmissioni. Cilione ha recuperato Candido, Marcello, Barilla, questi e Minicucci, si smarca e riceve Candido, tiro, grande parata del portiere, tanto per cambiare,
Cilione. Si smarca e riceve Ielo. Recupera l'Abate. Lancio in profondità. Romeo. Si rialza. Un altro giocatore ospite è rimasto a terra dolorante e l'arbitro autorizza l'ingresso del massaggiatore per prestare le cure del caso al giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Siamo giunti al quinto della ripresa, ricordiamo che il Salice, 2004 non possa più sostituire alcun giocatore in quanto aveva un solo calciatore in panchina che ha utilizzato nel primo tempo. Il gioco è fermo, accenna a rialzarsi il giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione, prova a rialzarsi sotto gli occhi dell'arbitro, si tratta del fluidificante di sinistra Germanò. Ci sei, ce la fai, sei connesso. Sembra voler dire l'arbitro è tutto ok, il gioco può riprendere. Cilione arpiona un buon pallone, tunnel. Minicucci Cilione entra in aria, cross. È incredibile. Tre giocatori contro il portiere, sono riusciti a sprecare questa occasione. Questo è Romeo che ha avuto la palla del 3-1. Ancora Romeo. Intendeva servire Candido, è andato al tiro di destro, una ciabattata che ha sfiorato la trasversale, l'Abate. Tutto questo all'ottavo della ripresa con le squadre sul 2-1 per il Futsal Melito, 21esimo e 45esimo Zaccone e Minicucci, 32esimo Puntorieri. Il gioco è fermo, punizione per gli ospiti già battuta, questi è Capitan Scopelliti, si libera il pallone spedendolo indietro al mezzo destro Panzera. Manovra ancora la formazione verde del Salice 2004, Franz Baccellieri cerca di mettere in movimento Candido e da questi ancora verso Ielo. È andato ancora al tiro, ma c'è stata una deviazione. Marcello Barilla, settimo calcio d'angolo per il Futsal Melito, solito schema, grappolo di uomini in aria, l'arbitro controlla che tutto sia in ordine, parte il cross, si smarca e riceve Pulitano, Scopelliti,
le donne sui suoi passi, cerca di mettere in movimento Assumma, ancora Assumma, ancora lui, spezza questa trama la difesa locale. Romeo mette in movimento sul settore di destra, ancora Minicucci, sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta il Melito nel tentativo di pervenire al terzo gol. Perde palla Ielo, duettano Tramontana e Germanò, questi Assumma, Salice in avanti, manovra Capitan Scopelliti, con questo lancio in avanti, trama spezzata dalla difesa, subisce fallo Marcello Barilla sotto gli occhi dell'arbitro. Il gioco riprenderà con una punizione a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta c'è il capitano Franz Baccellieri, dialoga con Candido Minicucci, bel lancio ancora per Ghielo. Un abbaglio può succedere, in possesso di palla Ielo, dialoga con l'abate, ancora Ielo, l'abate Ielo, Minicucci si smarca e riceve l'abate, Candido Ielo, Candido Romeo, viene chiamato in causa il lontano Nunzio Manti, scambia con Laganà e questo è ancora l'abate con questo interno si è aggiustato il pallone con le mani a parere dell'arbitro, punizione già battuta. Scopelliti, partita flemmatica direi. Si smarca ma non riceve Romeo, questi è Germanò, non si chiude il triangolo, si smarca e riceve Romeo sul settore di destra, limite dell'area Romeo, palla per Minicucci, Minicucci entra in area, cross sotto porta, c'è un'opportuna deviazione, la palla non finisce in fallo laterale, ha già recuperato la difesa ospite, ping pong
Palla in fallo laterale, già battuto Franz Bacellieri. L'abate Minicucci, Marcello Barilla, ancora lui, si trattava però di Rodolfo Barilla. Perde palla il merito, la recupera ma poi la perde Capitan Franz Bacellieri. Verdi in avanti, si allunga il pallone e perde il passo, perde anche la palla, arpiona Rodolfo Barilla, Ciglione, questi è Romeo. Dialoga con Minicucci, possesso di palla ancora il Melito, questi è Romeo, in serpentina entra in area, si libera due o tre avversari, cross sotto porta, non ci sono attaccanti, ci sono invece difensori ospiti. Punizione per il merito, già battuta Minicucci, finta e doppia finta, la sua già battata viene respinta con il corpo da un difensore, ancora Minicucci, Ielo, cross sotto porta, in zona morta, nulla di fatto, sempre 2-1 per il merito. Fa quel che può la formazione ospite del Salice 2004, era pure pervenuta al pareggio al 32esimo per merito di Puntorieri, qualche rara occasione in contropiede, nulla più, ha tirato il remo in barca come si suol dire, affidandosi al contropiede, Ciglione, Ielo, Minicucci, Ielo, l'abate, rete, una sciabolata in diagonale ed è stato premiato l'abate, riceve ora i complimenti di capitano Franz Bacellieri. Diciassettesimo del secondo tempo, il risultato è nuovamente cambiato qui al Mauro Simone di Melito Porto Salvo, Futsal Melito 3, Salice 2004-1, al diciassettesimo del secondo tempo con una sciabolata in diagonale su azione manovrata tutta di prima, tutta bella, con perfetto stile l'abate, affiondato nell'angolo più lontano dove nulla ha potuto Crupi, 3-1, partita bella e finita, troppo presto per dirlo, questi è andato direttamente al tiro ma c'è stata una deviazione e quindi arriva l'ottavo calcio d'angolo a favore del Melito, arrivano i saltatori compreso capitano Franz Bacellieri, va a battere questo corner il famoso Speedy Gonzales alias Claudio Minicucci, il colpo di tacco di Bacellieri non sortisce effetto alcuno, beh, era opinabile questo offside, secondo noi non ci stava di almeno 5-6 metri, però l'arbitro è meglio piazzato di noi, soprattutto la sua
parola è quella che conta. Non si arrabbia più di tanto il Melito, che sta conducendo per 3-1. E anche questo calcio, questo offside è abbastanza opinabile. ...25 secondi nella ripresa, 3-1 per il Melito. Al 21esimo Zaccone, al 32esimo pareggio di Puntorieri, torna in vantaggio il Melito per merito di Minicucci. Al 45esimo, terza marcatura opera dell'Abate. Al 17esimo della ripresa, Melito Futsal 3, Salice 2004 1. Quando abbiamo superato da poco il 20esimo minuto nel corso della ripresa, Melito che insiste ancora in avanti alla ricerca del quarto gol, perde l'attimo favorevole Rodolfo Barilla, svanisce così la possibilità di andare sul 4-1, ma insiste ancora in avanti il Melito. Palla che spiove, arriva prima di tutti il capitano Franz Baccellieri. Cilione, non si chiude il triangolo. Sul settore di destra lo sgusciante Puntorieri, non per niente autore del gol del pareggio momentaneo, per evitare guai peggiori la Canà spedisce il pallone in calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo a favore della formazione ospite contro gli 8 battuti dal Melito. Non accelera la ripresa delle ostilità la formazione ospite, o perché ha speso tutta la birra che avesse nelle gambe, o perché comunque, essendo l'ultima partita, prende quel che arriva, quel che viene. Minicucci si smarca e riceve e non riceve Cilione. Questo è Ghielo, Minicucci, limite dell'area, palla sul sinistro e il suo tiro viene ribattuto. A noi era sembrato che ci fosse un calcio d'angolo per il Melito, non è dello stesso avviso l'arbitro, non ci sono nemmeno proteste, va bene così. Classica partita di fine stagione. Candido, palla sul destro, tiro, porta vuota. Accompagna il pallone, come si dice, in fondo al sacco, lo sospinge dopo che il portiere ci aveva messo una pezza. 4-1, gol di Labate, doppietta per lui al 24esimo della ripresa. C'è gloria per tutti, anche per l'Abate, autore di una doppietta, forse la prima della sua carriera.
Il Melito conduce per 4-1. La successione delle reti. 21esimo Zaccone, pareggio di puntoriere al 32esimo. Torna in vantaggio con Minicucci al 45esimo. Terza marcatura al 17esimo e quarta marcatura al 24esimo, le ultime due a opera di Labbati. Si gioca il piccolo trotto, si smarca ma non riceve Ciglione, subisce fallo, ma l'arbitro concede la punizione alla squadra ospite. Nulla da dire sull'operato dell'arbitro, che ha diretto bene, come ho confermato. Con le residue forze fisiche e mentali tenta di organizzarsi meglio ora la squadra ospite. Ciglione cerca di andarsene in velocità, se ne va solo davanti al portiere, tiro, grande parata del portiere, e Ciglione ha capito che oggi non ci sia trippa per i gatti, ha provato in tutti i modi di sorprendere Crea. Ah, la dea bendata gli ha detto di no, e la fortuna è importante per un attaccante. Una bellissima azione, aveva superato il slalom due o tre avversari, si era presentato da solo davanti al portiere, si è scatapasciato in orizzontale letteralmente Crea, e ha negato la gioia del gol a Golden Boy Roberto Ciglione, classe 1995. Avete visto che il Salice 2004 ha sfiorato la seconda marcatura. Dicevo dei galletti di primo canto con la cresta, gli speroni, gli artigli, Bargiglio e Alucce, della nidiata meletese con Ielo, classe 93, Zaccone 94, Ciglione 94 e non 95 come avevo detto in precedenza, Tripodi 98, Tripodi annunziato, e Romeo Paolo, classe 1996. Nelle file ospiti mancano classe 94, puntorieri 94, Pansera 94, Scopelliti 90. Ce la mette tutta Ciglione, avete visto, non è riuscita ad arpionare questo pallone che è terminato oltre la linea dell'out. Si gioca al piccolo trotto, esterno destro del nuovo entrato, si fa per dire Crea.
c'è un lancio in avanti che si perde in zona morta, lascia sfilare a bordo campo Barilla, uno dei due, Rodolfo, l'altro è Marcello. Ancora Barilla, l'interno destro chiama in causa la Canà e da questi verso Ielo. Intuisce tutto lo sgusciante puntorieri, viene fermato dal roccioso Laganà, che ha disputato a nostro avviso un signor campionato, è sicuramente stato uno dei migliori. Ielo, Labate, Minicucci, Candido, Labate, ci mette una pezza Ielo, l'interno destro chiama in causa la Canà e questo è Candido, Labate, viene chiamato in causa il lontano Barilla. Questo è il capitano Franz Baccellieri, con un lungo lancio verso Candido, Labate, Ielo, Labate, questo è Ielo. Intanto il gioco è fermo, l'arbitro ha fischiato. C'è un giocatore a terra afflitto da crampi quando siamo giunti appena alla mezz'ora della ripresa. 4-1 per il merito, a terra lo sgusciante puntorieri, autore del gol. Palla nelle retrovie verso Manti, che nel secondo tempo ha timbrato il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. Ha tirato il remo in barca mister Silvio Malaspina, pago del risultato, siamo sul 4-1, doppietta dell'Abate Cilione e gol anche di Zaccone e Minicucci. Ielo, Franz Baccellieri, lascia il pallone a Marcello Barilla, questi è Romeo, uno dei due, Paolo, l'altro era Danilo, che poi è stato sostituito. Cross sotto porta, ancora Romeo, capelluto, attaccante meritese. In possesso di palla Minicucci, Cilione, Barilla, Labate, si libera in bello stile del suo diretto avversario. Aveva tentato con una volée Minicucci di sorprenderlo, Crupi, e non crea come abbiamo detto in precedenza in una delle nostre papere, tanto per cambiare. C'è anche Manti in campo, eh? È riuscito a toccare il suo terzo pallone nella ripresa. Non si chiude il triangolo. Lascia sfilare Cilione, guadagna una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo. Questi è Ielo, Barilla,
Romeo, ritorna Giuseppe Passi, siede la sfera alla corrente capitano Franz Baccellieri, che d'interno destro chiama in causa l'abate sul settore di sinistra. Ciglione favorito da un rimpallo. Romeo, Barilla, ancora Romeo, va al tiro, porta sguarnita, rinuncia al tiro Minicucci, ci prova ma sbaglia completamente, mira il bersaglio Ielo dai 20 metri, con tutta calma e nessuna velocità va a raccattare il pallone nel campo per destinazione il portiere Krupi. Dialogano i vari Tramontana, Germano, Assum e Postorino. Palla per capitan Scopelliti. Non si chiude il triangolo. Aggancia momentaneamente Baccellieri. Riceve palla Assum. L'interno sinistro intendeva mettere in movimento capitan Scopelliti. Ci mette una pezza Barilla, palla in fallo laterale, insiste in avanti, sposta il baricentro ora mister Massimiliano Solendo, si smarca e riceve palla Cilione, questo è Candido, Minicucci, perde palla Minicucci, si gioca in surplus, pericolo, rete, nell'unico affondo della ripresa il Salice riesce a sfondare per la seconda volta e a mettere in fondo a sacco nell'angolino basso alla destra di Manti il secondo gol. Trentasettesimo della ripresa. Scopelliti ha messo il pallone in fondo al sacco, siamo sul 4-2. Vediamo di mettere ordine nella successione delle reti: 21esimo Zaccone, 32esimo Puntorieri, 45esimo Minicucci, 17esimo e 24esimo del secondo tempo l'Abate, 37esimo del secondo tempo Scopelliti. No, Pulita no, pardon. Quattro a due, nono calcio d'angolo per il Melito, battuto Minicucci, Ielo entra in area, palla sul sinistro, tiro, rete. Una staffelata di Ielo che ha piegato le braccia nell'esterrefatto Krupi che nulla ha potuto, e siamo sul 5-2. Questo gol è arrivato al 39esimo. Non si poteva chiedere di più a una partita di fine stagione, sono già 7 gol, 5 per il Merito e 2 per il Salice 2004, a parte voglio dire pali
grosse parate del portiere, soprattutto Crupi, qualche paio di gol anche sgranocchiati. E stavolta non si fa sorprendere, porta sguarnita. Bombardamento a tappeto. Vai con Liscio. Intanto i minuti scorrono, siamo già al 40° della ripresa. Questo è Romeo, rallenta quasi la corsa, l'Abate, palla a girare, sbaglia tutto. 41° dalla ripresa, 5-2 per il Melito, con gol di Zaccone, Minicucci, doppietta dell'Abate. E gol anche di Ielo. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Risultato finale: Futsal Melito batte Salice 5-2. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Questo è il volto di Domenico Tripodi, grande giocatore del passato, poi allenatore, quindi presidente. A lui il microfono, vi chiediamo solamente un commento su questa partita e poi il punto sul campionato. Beh, su questa partita c'è poco da dire, era una partita di fine campionato dove il Salice ha fatto la sua parte, ha giocato quasi per onor di firma. Noi eravamo consapevoli che la partita non era una partita facile, ma non era neanche la partita più difficile di questo mondo. L'abbiamo affrontata con le dovute precauzioni, abbiamo vinto come era logico che fosse, e niente, su questa partita non c'era niente da dire né all'inizio né alla fine, quindi partita terminata con la nostra vittoria. E adesso? La regular season è finita, adesso ragioniamo in altri termini. Sì, adesso ci prepariamo per affrontare questi playoff. Domenica giocheremo qua in casa con il Ravagnese, la semifinale. Una partita tosta, una partita dura, una partita contro una squadra che a noi ci ha messo sempre in difficoltà, da 3 anni che ci affrontiamo, una volta hanno vinto loro, una volta abbiamo vinto noi, insomma partite sempre combattute fino all'ultimo respiro. Chi vince affronta la Propeller? Sì, diciamo che noi partiamo con un punto a nostro favore, intanto giocheremo in casa, intanto avremo 2 risultati a nostra disposizione, perché anche con il pareggio accediamo noi alla finale di Pellaro, quindi abbiamo questo vantaggio, ma non ci dobbiamo cullare più di tanto, perché il Ravagnese è una squadra tosta, è una squadra che ha dimostrato in questo campionato e nei campionati passati di meritare, di lottare per vincere, quindi è una partita difficile, una partita secca, quindi da affrontare con le dovute cautele. Una coda che potrebbe riservare 2 partite al Melito. Sì, certo, se noi vinciamo con il Ravagnese poi andremo ad affrontare il Pellaro nella finale di Pellaro. E io ritengo che la partita di questa, la prima partita di questa con il Ravagnese, sia ancora più dura di quella di Pellaro, perché è difficilissima, è una partita, te l'ho detto, è tosta. Il Pellaro lo conosciamo, poi voglio dire, sarà una finale, andremo a giocarci al viso aperto, mentre con il Ravagnese, sai, giocando in casa, è una partita che io temo più di quanto possa temere quella con il Pellaro. Ancora è presto per fare programmi? No, guarda, noi abbiamo le idee abbastanza chiare, noi puntiamo l'anno prossimo a fare la prima categoria, se ci sarà consentito e se speriamo le cose vadano come debbono andare, mi riferisco, voglio dire, alla partita con il Ravagnese. Se noi vinciamo con il Ravagnese
diciamo che quasi avremo la possibilità di fare la prima categoria, perché tu mi insegni, voglio dire che le perdenti delle finali playoff quasi sempre ogni anno sono state ripescate, quindi male che vada noi arriveremo terzo battendo il Ravagnese, quindi avremo sicuramente tutte le carte in regola per fare la prima categoria. Noi ci stiamo già attrezzando, siamo preparati ad affrontare il campionato di prima, quindi voglio dire, abbiamo un campo meraviglioso, una cittadina come Melito, ci sarà la nuova amministrazione comunale che è importante per un paese, quindi... E i tifosi arriveranno? Sicuramente sì. Che poi la squadra quando veleggia nelle prime posizioni, stai tranquillo che i tifosi al campo ci vengono, quindi a prescindere dalla categoria, se tu fai le cose per bene e sei in testa nelle partite importanti, poi il pubblico verrà da sé. Siamo con mister Massimiliano Solendo, allenatore del Salice 2004, a cui giriamo il microfono per una valutazione di questo match e per un riassunto delle puntate precedenti, e cioè della regular season. Sì, la partita di oggi per quanto ci riguarda è la classica partita di fine stagione. Noi per lunghi tratti abbiamo combattuto ottenendo per quello che è la nostra realtà dei risultati importanti. Purtroppo nelle ultime 5 giornate va dato merito alle prime due della classe che hanno fatto sì che la quinta in classifica non partecipa ai playoff, e per noi è stata una mazzata, e quindi il campionato si è concluso diciamo 5 giornate fa. Il Salice 2004 però può vantarsi di aver battuto la capolista, il San Giorgio. Sì, sono tante le soddisfazioni. Durante la stagione siamo riusciti a dare soddisfazione sia alla società, che di sacrifici ne fa parecchi, sia ai nostri tifosi. Per lunghi tratti siamo stati lì a giocarcela alla pari con le prime della classe. Poi purtroppo la differenza sul campo in determinate situazioni si è vista e l'abbiamo pagata, ma siamo contenti della stagione che abbiamo fatto. E allora adesso con il presidente Impalà parliamo di altro, cioè parliamo intanto brevemente su questo campionato e poi con lo sguardo rivolto al futuro. Allora, prima di dare un giudizio sul nostro campionato voglio fare i complimenti alla mia squadra per l'impegno che ha messo fino a fine campionato. Purtroppo eravamo partiti con altre ambizioni, poi sicuramente la nostra squadra rispetto all'anno scorso è migliorata notevolmente, però visto le ambizioni del Pellaro e del San Giorgio che hanno avuto qualche cosa in più rispetto a noi. Noi siamo rammaricati che alcune partite decisive, visto in casa giocate con il Ravagnese e con la Scillese, potevamo avere qualche punto in più. In quei frangenti purtroppo il nostro campionato è finito, perché visto che la classifica si è spezzata in due, dove le prime sette lottavano per i playoff e poi a un certo punto le altre lottavano per i playout. Noi a un certo punto abbiamo avuto le nostre chance per entrare nella griglia dei playoff, però non siamo riusciti, che poi ci è mancato qualche cosa sotto l'aspetto della finalizzazione, non solo per gli attaccanti, ma per sfortuna, per poca precisione, alcuni gol ci potevano cambiare il campionato. In tempi di vacche grasse, di spighe vuote, di austerity è duro tirare la carretta. Il presidente Impalà sta pensando a qualche cosa di diverso per la prossima stagione. Allora, noi in questi giorni faremo alcune riunioni con sia prima fra di noi, la nostra dirigenza, per vedere quello che possiamo fare. È normale che noi vorremmo continuare a fare calcio in un certo modo come abbiamo fatto fino ad ora, però ci sono delle difficoltà oggettive, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista strutturale. Noi purtroppo non abbiamo un campo nostro e il campo che di casa a Gallico ci costa parecchi soldi. Continuare a fare calcio solo per nessun obiettivo non ha significato dal nostro punto di vista.
Può essere che ci uniremo con qualche altra realtà limitrofe per fare un campionato in un certo modo, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista societario, perché fare calcio a Reggio è molto difficile, dove le persone al campo sono davvero poche, dove purtroppo si è in una difficoltà economica molto, molto rilevante. In questi momenti uno deve pensare che ci sono dei problemi economici nelle famiglie, dove il calcio non è molto sentito da tutti. Noi in ogni caso fra qualche settimana comunicheremo a tutti gli addetti ai lavori quello che vorremmo fare. Ancora non siamo in alto mare, perché dobbiamo vedere sia il nostro punto di vista societario che sia il punto di vista societario di altre squadre che quello che vorremmo fare. Poi noi ci facciamo i complimenti al Melito, che è un'ottima squadra, però per alcuni versi, già ho parlato con gli amici del Melito, ha gli stessi problemi nostri, che purtroppo sotto porta. L'ospitalità come è stata? L'ospitalità ogni anno a Melito è sempre eccezionale, però è eccezionale anche perché noi ricambiamo quando giochiamo in casa, i rapporti si devono creare in un certo modo, però a Melito, con gli amici di Melito non ci sono stati mai problemi, perché chi fa calcio in un certo modo e porta avanti tanti valori del rispetto poi vengono cambiati come dovrebbe essere in tutti i campi. E proprio tutto, ringraziamo Demetrio Impalà, presidente del Salice 2004. Grazie. In assenza di mister Malaspina, che è sgattaiolato alla Chetichella, abbiamo accanto a noi uno dei due presidenti, Salvatore Idà, a cui giriamo il microfono sia per una valutazione di questa partita e sia per quanto riguarda le prospettive future del Futsal Melito. Allora, per quanto riguarda la partita, sicuramente avrà parlato il nostro super mister prima, ma anche se era una partita ormai i giochi già erano fatti, noi pensiamo sostanzialmente alla partita di domenica. Certo, il caldo anche ha influito, i primi caldi si sentono nelle gambe, quindi i nostri giocatori non è che abbiano accelerato più di tanto, anche se il mister voleva come se fosse un buon allenamento, ma sapete come sono queste partite, poi dietro l'angolo magari ci può essere pure l'intoppo, ma purtroppo diciamo il caldo ha influito anche sulla resa un po' di tutti. E il nostro futuro è il futuro tra una settimana, perché dobbiamo giocare una finale che per me sarà una delle due finali, perché giocheremo veramente col sangue, come si suol dire calcisticamente, per prenderci questa finale col Pellaro, perché ce la meritiamo tutta. Questi ragazzi hanno dato tutto l'anno calcistico quello che dovevano dare, ma naturalmente subentro un po' anche di ansia, ma ripeto, cerchiamo un attimino di tirare le somme per questa partita, anche perché noi la vogliamo la finale a tutti i costi, anche perché, ripeto, Melito lo merita, e speriamo, anche grazie al vostro apporto che ci avete sempre seguiti, un po' di diffondere questa partita, perché vogliamo il pubblico, perché i giocatori meritano che vengano seguiti e vengano applauditi, e naturalmente con l'apporto dell'entusiasmo del pubblico melitese magari i nostri daranno qualcosa in più di quello che hanno sempre dato durante l'anno calcistico. Insomma, state lavorando per la prima categoria? Non diciamo niente al momento. Saranno delle sorprese. Vogliamo innanzitutto giocare questa partita, perché ci teniamo tantissimo ad arrivare alla finale col Pellaro, e naturalmente la prima categoria ci avevamo già dall'inizio del campionato, era la nostra priorità. Poi magari, l'ho detto già la settimana scorsa nella vostra intervista, ci sono state delle assenze, vuoi per infortuni, vuoi per motivi di lavoro e quant'altro. Naturalmente abbiamo perso qualche punticino per strada, e quindi abbiamo un pochettino tirato un po' anche noi il remo in barca per tenerci questa finale, che, ripeto ancora un'ennesima volta, ci teniamo. Ma ci teniamo veramente, come tutta la società Futsal Melito, dal dirigente più in alto fino all'ultimo giocatore, perché noi
abbiamo iniziato con questo appiglio e vogliamo finire con questo appiglio. Vorrei ringraziare anche il bar Porto Salvo, che ogni domenica ci delizia qui in casa dei propri dolciumi. Non l'avevamo mai fatto e noi ce ne scusiamo, lo faccio io in prima persona, come voglio ringraziare voi di Telemelito per averci sempre seguiti, e mi auguro che domenica ci portate anche un po' di fortuna. Grazie.